Maria. Maria Santissima delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Questa bella aria nostra, con tanti assai buonamanti, tanti però non su in mostra, ma la su tutto sappiamo, che alcune furono gioielli, e l'altro poco non facevo, per poco più di altro mi scappello. Quando fuori, stai del Roccaforte, Bagalati, Palizzi e San Lorenzo, ricordo antiche e Gallicianò, tutte su belle ho perso, lui sì, però otto no. Perché la storia passava, pure, antichi greci, prima di tutto, la gente cultura maliava, vista ora se ne sapute. A Don Giovanni sempre attento, con Carmelo per Vendria, ci hanno a fare un monumento, spero, scusate, non lo so io. A Don Giovanni, sempre Zampaglione, sempre attento, con Carmelo per Vendria, ci hanno a fare un monumento, un spazio per tutti. La sua è una malattia. Non tutti questi paesi umidi, c'è per domani l'occasione, sarebbe oggi, no? Viaggiamo certo, fitte, spero troviamo tutte buone. Come Ulisse greco famoso, ha recuto antico troviamo, stanco, giriando, senza riposo, da sicura nave riparavo. Posto fisco riparato, da sopra, no? Per una scialata spezzerata, pure se ora è abbandonato, passare faccio una bella giornata. Bravo! Un pentanete, macarroni, trappe e formaggio pecorino. Non restavo certo di uni, meglio cavolo un buon rovino. I tant'anni tutti io giro, per paesi, isole e continente. Domani meglio mangio il mio, freno non voglio più vedere. Guarda gente così pulita, tanto redimo e deshalà, chi volevo giù la vita, sa Madonna ci ha detto da capo.
Ringrazio la presenza di Telemente, sempre vicini al territorio, sempre disponibili a far parlare di una Calabria che vuole cambiare, una Calabria che è ricca di potenzialità, una Calabria che si fa conoscere e riconoscere non soltanto dalle cattive notizie, ma anche dalle belle notizie, che sono molto di più di quelle cattive. E un ringraziamento grande a tutti voi della comunità di Locuti, ma anche a chi non fa parte di questa comunità, ma è venuto, perché come ogni anno partecipa all'inizio di questi festeggiamenti, come diceva il parroco, affidandosi soprattutto lo sguardo materno della Madonna delle Grazie, la Madre di Dio e Madre Nostra. Non riconoscere la presenza di Dio in mezzo alle persone. Tante volte diciamo, io Dio lo cerco, io Dio lo prego, ma non lo vedo. E chi dice che non lo vediamo? Io lo vediamo con il fratello che sta accanto a noi. Perché tante volte non riusciamo a vedere il volto di Dio nella presenza del fratello, perché la nostra vista, come dire, è oscurata dalle situazioni del peccato che viviamo, il peccato personale che poi riflette nei peccati comunitari. E allora il Signore ci invita ad armarci di fede, ci invita a lottare contro il potere del male, come? Ascoltando con il silenzio e interiorizzando la parola di Dio. Quella parola di Dio che oggi ci ha convocato e ci ha invitato a celebrare ed è Eucaristia, ma quella parola di Dio che ci invita a fare di sempre, fino all'ultimo istante della nostra vita, non si finisce mai, fare discernimento, fare esame di coscienza per vedere dove siamo. Dove stiamo andando? A che punto ci troviamo? Vedete? Visto che stiamo camminando in sinergia anche con Baselga e Montebello e Maria di San Lorenzo, ecco, a San Lorenzo la festa sarà il 12 e il 13 agosto, poi il 14 e il 13 faremo un momento di festa, ecco, la maccheronata, dove siete tutti invitati, quindi ci sarà un momento di festa anche la sera, visto che partecipate in tanto, soprattutto perché c'è organetto e tamburello, ci siamo tanti, è una cosa molto bella, anche quella serata sarà una serata di festa. Ecco, grazie a tutti di vero cuore. Ecco, ci facciamo un altro bel applauso finale. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. La pace di Dio che sorpassa ogni sentimento custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e su di voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Pellegrinaggio a Rocuti Antico, il neoletto sindaco Pierpaolo Zavettieri, adesso da qualche settimana insomma sindaco di Rocuti, per la prima volta da sindaco a questo pellegrinaggio della Maria Santissima delle Grazie, insomma il sindaco insieme ai suoi concittadini. Sì, è una cosa molto bella, ovviamente alla quale non mi potevo sottrarre per dovere, ma non mi sono sottratto anche per piacere, il piacere di onorare la comunità che ho l'onore e l'onere di guidare dal punto di vista amministrativo, ma anche il piacere di riscoprire questo borgo che ormai era un paio d'anni che non visitavo più, che all'interno del quale ci sono le origini della mia famiglia. Mio nonno, diciamo, è nato a Gorio di Rocuti, quindi all'interno di questa comunità, e pertanto questo stesso borgo rappresenta una delle bellezze principali della nostra area, del nostro territorio e anche dell'intera Calabria. Chiaramente una bellezza non fruibile o poco fruibile per quello che dovrebbe essere, poiché c'è stato lo sfollamento a seguito dell'alluvione del 71 e per cui anche dal punto di vista normativo abbiamo dei limiti. Su questo territorio insiste una valutazione di rischio idrogeologico, di dissesto geologico R4, quindi la massima, come dire, attenzione dal punto di vista idrogeologico. Se dico qualche fesseria dal punto di vista tecnico mi perdoneranno gli ascoltatori, perché comunque non sono un tecnico, però ecco, questo impedisce l'utilizzo e la fruizione al 100% di questo borgo, oltre gli altri aspetti che credo voi con la vostra televisione avete in lungo e largo attenzionato, quelli, mi riferisco a quelli della viabilità e dei collegamenti. Però diciamo, nel corso dei 5 anni varie attenzioni saranno rivolte a questo borgo nell'ambito di un progetto di sviluppo e di tutta la comunità rocudese e dell'intero territorio dell'area grecanica. Quindi è nel vostro programma questo, sindaco? È chiaro, noi ci impegniamo con i cittadini, ci siamo impegnati a dare principalmente i servizi per la comunità dove vivono, quindi Rocuti Nuovo, ma non secondariamente abbiamo previsto di intervenire su Rocuti Vecchio. Abbiamo necessità in questo caso di avere aiuti comunitari, aiuti diciamo che vedano il coinvolgimento della neocostituita città metropolitana, e per cui non possiamo garantire, così come possiamo garantire l'impegno sulla comunità, sulla raccolta dei rifiuti, sulla viabilità, le buche della comunità, del Comune Nuovo, certamente non possiamo garantire lo stesso rispetto a ciò che ci siamo proposti sia in programma e sia nelle linee programmatiche che da qui a breve presenteremo in Consiglio Comunale per la, diciamo, la valorizzazione di questo borgo. Qua ci mettiamo forse più impegno, ci metteremo più impegno che per la parte, diciamo, in marina, tra virgolette, in marina e la parte nuova del paese, e però il risultato in questo caso non è garantito, sarà una scommessa amministrativa, scommessa sulla quale ci giochiamo anche un po' di credibilità, perché amministrare così, diciamo, barcamenandosi e tirando a campare Rocuti te lo concede facilmente, perché è un comune che non è indebitato ed è un comune circoscritto e raccolto. Amministrare invece proponendo soluzioni nuove e rilancio della comunità, quella sì che è una scommessa che vogliamo, ci sentiamo, diciamo, di ingaggiare, e speriamo di farcela, diciamo, non abbiamo né bacchette magiche né abbiamo i poteri dell'altissimo, diciamo, quindi chiaramente ci dedichiamo con la passione che ci ha sempre contraddistinto. Ho la fortuna di avere una bella squadra, anche se normalmente si intervista, diciamo, il vertice dell'amministrazione, quindi io vi ringrazio per darmi questa visibilità quotidianamente durante le attività, 5 anni di provincia, adesso con questa nuova diciamo avventura molto tra virgolette, e vi ringrazio, però è giusto dire che c'è una comunità che lavora e c'è una classe dirigente che è capitata, perché noi li abbiamo cercati, ma molto spesso il materiale umano quando si cerca per guidare una comunità non si trova per come lo vorremmo, e diciamo
con la stoffa che hai puoi fare la coperta. In questo caso io devo dire la verità, sono veramente orgoglioso di una squadra che sta dimostrando in questi giorni, anche nell'occasione della formazione delle classi, che sarebbe competenza e compito della scuola, e lo sta facendo bene. Noi avevamo una difficoltà numerica per la costituzione della prima media, abbiamo fatto un incontro formale con i genitori proponendoci come amministrazione competente per la scuola di infanzia, scuola primaria e scuola media di primo grado, perché la competenza appunto per legge è la nostra. La competenza per garantire l'igiene, per garantire gli strumenti, per garantire la logistica e tutto ciò che concerne la possibilità di studiare, diciamo, in armonia, e su questo ci siamo impegnati e lo vogliamo fare veramente, e la comunità di Rocuti e anche dei dintorni ha risposto bene, quindi siamo in condizioni di formare la nuova prima anche con dei criteri, diciamo, non di selezione nel senso che abbiamo scelto la crema dei cittadini, ma nel senso di aver avvicinato con coscienza e con consapevolezza quelle famiglie che più ci tengono a un'educazione sana, a un'educazione legata a una scuola appunto che funzioni bene, e quindi, diciamo, possiamo anche contare sul supporto delle famiglie da qui in avanti, cosa che loro stessi, diciamo, possono rivedere in noi, quindi il supporto nostro sarà messo a loro completa disposizione. Questo per dire che appunto la comunità deve assolutamente ripartire dalla scuola, non tanto perché la scuola è una parola bella da dire in tutte le occasioni, ma perché nella scuola ci sono le nuove, nuovissime generazioni, quindi se vogliamo far ripartire una comunità in modo tale che vecchi schemi sbagliati, perché questa comunità aveva tantissimi schemi positivi, quelli culturali, quelli delle tradizioni, ma qualche schema sbagliato che c'è in ogni realtà locale e che va debellato a partire dalle generazioni, le prime, quelle che si affacciano alla società dai 5-6 anni in avanti, e quindi 10, 11, 12 e 13 anni, quando veramente la formazione dell'uomo e del cittadino è al culmine, al cuore. Quindi questo e tante altre cose avremo modo poi di affrontare. Quindi da qui in avanti 5 anni di amministrazione, 5 anni intensi di lavoro per la comunità. Questo è quello che si è prefissato l'amministrazione comunale Zavettieri, Pierpaolo Zavettieri, insieme alla sua squadra. Soprattutto questo è un impegno naturalmente che vi siete già preposti di fare, la viabilità per questo luogo antico di Rocuti, perché come vediamo ogni anno tanta gente viene qui a festeggiare. La ringrazio per la domanda, io avevo in qualche modo bypassato, saltando con un accenno, sarei pure additabile come uno dei responsabili, perché sono stato 5 anni amministratore alla provincia e queste strade, diciamo, sono strade provinciali, e allora le strade interne a questi livelli sfido chiunque, diciamo, che persona impegnata sulla parte amministrativa, di trovare nel resto della regione Calabria strade così interne che abbiano una cura per come dovrebbe essere, a tutela e a salvaguardia di una comunità. Ciò sta capitando purtroppo negli ultimi 5 anni più che in precedenza, molto di più che in precedenza, perché intanto è aumentato il dissesto idrogeologico a seguito del tipo di clima che si è modificato negli ultimi 10 anni, quindi le precipitazioni mantengono una quantità annuale magari invariata, ma con una concentrazione che si guardi l'alluvione del 1 e 2 novembre del 2015, una copiosità delle piogge, insomma, che costringe, diciamo, a non poter intervenire tempestivamente man mano che si crea la mini frana, e quindi si creano proprio dei dissesti idrogeologici e dei disastri realmente. Poi parlavo degli ultimi 5 anni, perché in questi ultimi 5 anni c'è stato un decremento di fondi statali, parlo dei trasferimenti ex ANAS, che erano i trasferimenti per cui il governo, diciamo, consentiva agli enti locali, alle province, di manutenere le strade provinciali, perché appunto l'origine, diciamo, del reticolato stradale è storicamente, diciamo,
prevedeva un aiuto statale, questo è da 2 anni pari a zero, 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 e quest'anno ancora che verrà zero, per cui bisogna poi farlo, ciò che si faceva, faccio un esempio, con 30 milioni di euro, che non sono esattamente noccioline americane, con 30 milioni di euro nel 2012-2013, oggi si deve fare con zero, o meglio, si deve fare anche con 30 milioni, ma che non passa più lo Stato e vanno recuperati dal cittadino in buona sostanza, perché comunque gli enti locali, come dire, hanno i trasferimenti statali, i finanziamenti regionali e hanno anche ciò che attraverso le tasse il cittadino paga. Se vengono a mancare i trasferimenti, chiaramente rimangono solo le tasse, ma se mettiamo che la macchina burocratica composta da circa 1000 dipendenti ha già un costo per autosostenersi e che si occupa anche di altri interventi, il demanio fluviale, interventi sulla difesa costiera, chiaramente è economicamente impossibile garantire questi servizi, al di là della cattiva o della buona gestione. Non mi sottraggo certamente a eventuali giudizi negativi sulla cattiva gestione, pur essendo entrato anche io, diciamo, da 2-3 anni, gli ultimi 2-3 anni, diciamo, un po' anche in dissenso, soprattutto col settore che appunto ha gestito le strade, per alcune decisioni, alcune valutazioni, non per fatti personali. Pur essendo entrato in dissenso, e potrei dire non è colpa mia, mi assumo la parte di responsabilità, o anche tutta se fosse tutta la mia, ma si badi al fatto che appunto ciò si deve realizzare con fondi che sono passati da 25, 18, 12 milioni a zero, siamo zero, zero, e anche ora quest'anno, ripeto, zero. Per cui, diciamo, su questo una grande riflessione, che non può, diciamo, vedere inalterata la situazione per vedere risolto il problema. Se vogliamo risolvere il problema bisogna, come dire, trovare delle risorse diverse. Possono essere investimenti comunitari legati alla riqualificazione dei borghi, possono essere investimenti comunitari legati alla ospitalità, ai principi di accoglienza che in questi ultimi 10 anni stanno vedendo, diciamo, collocazione soprattutto nei borghi interni, vedi l'esperienza di Riace, di Camini, eccetera. Quindi in una di queste forme noi dovremmo trovare, come dire, la chiave di volta, la chiave di lettura per la diciamo, risoluzione di questo problema, e inevitabilmente quando c'è il cuore del problema affrontato, la viabilità per raggiungerlo è automaticamente garantita. Ho fatto un cenno rispetto a questo, alla viabilità al reticolato interno, in occasione della riapertura dei lavori alla diga del Menta. Alla diga del Menta, i danni che potrebbe ricevere questa zona, nel senso che viene sottratta l'acqua dalle nostre montagne per diciamo fornire Reggio Calabria, deve prevedere senz'altro delle opere di compensazione, che non sono compensazioni rispetto a un territorio devastato, sono di compensazione rispetto all'acqua e all'approvvigionamento idrico sottratto. Ci hanno tranquillizzato che il quantitativo prodotto dal bacino idrografico, mi scusate se sbaglio qualche termine, ci hanno assicurato che sono circa il 10% di tutto l'approvvigionamento, per cui è impossibile, dicono loro, che quella diga in qualche modo comprometta la nostra capacità di autoalimentarci, nel senso dell'approvvigionarci di acqua. Se così è, intanto siamo più tranquilli. Ciò non toglie che noi stiamo fornendo un bene, il primo bene dopo l'aria, diciamo, che respiriamo, il primo bene alla città di Reggio Calabria, e quindi diamo un grossissimo vantaggio, e nell'ottica di sviluppo e, diciamo, di sinergia per la appena neocostituita città metropolitana, noi dobbiamo avere qualcos'altro. Non è un do ut des, o è un, come dire, una compensazione di scambio, è proprio consentire che si sviluppi tutto il territorio. Quindi io in quell'occasione ho girato tutte le strade interne di Roccaforte, di Bova, di Aprico e, diciamo, della montagna legata anche alla vicina Gambari, e ho visto che con non tantissime risorse si potrebbe ripristinare un collegamento interno che consente da questa montagna di arrivare in mezz'ora a Gambari piuttosto che a Roccaforte, eccetera, anziché scendere in marina, poi risalire, eccetera. Quindi lo sviluppo, consentire un reale sviluppo di queste aree. L'ho fatta lunga, però alcune cose, diciamo, non possono prevedere una sintesi, certamente non la possono prevedere a me, che non sono molto capace di farla. Grazie. No, lei è stato chiarissimo, sindaco. Stanno
stanno già preparando adesso lei con i suoi concittadini per questo momento di con festa insieme, festa insieme. Di festa. Sì, il momento di festa, anche come ha detto Don Giovanni, il sacerdote, e l'altro Don Giovanni che ha fatto una bellissima, diciamo, predica. Non ha stancato, io non sono un frequentatore assiduo della Chiesa, non per questo non ne condivido i valori con cui sto appunto mandando avanti la mia famiglia, o meglio sto consentendo a mia moglie di mandarla avanti, perché chi fa politica come noi sul territorio veramente è molto lontano dalla propria famiglia, e di questo, diciamo, recitiamo il mea culpa. Eppure lui ci invitava a dare il senso della comunità anche oltre le celebrazioni religiose, appunto, stare insieme anche dopo, perché una bella comunità così, con uno scenario del genere, invito con le telecamere ad affacciarvi, non capita tutti i giorni, oppure dovrebbe capitare più spesso, ma non lo facciamo capitare noi. Grazie, vi auguro una buona domenica, e pure voi, diciamo, approfittatene dell'ospitalità di questi concittadini che hanno fatto tanto per la giornata di oggi. Lo faremo, grazie sindaco. Grazie. Don Giovanni, buongiorno, buongiorno. Sono il nuovo assessore alle politiche sociali io, visto che Padre Fedele dall'altra parte è stato eletto. Il signor sindaco è stato così gentile da darmi questa mansione. Allora, a parte gli scherzi, è un momento veramente bello di aggregazione, ecco, ringrazio tutti per la partecipazione, ecco, ringrazio il mio confratello Don Giovanni che ha spezzato per noi la parola di Dio, e ora ci ritroviamo insieme qui a festeggiare e a fare comunione, perché lo spirito di una comunità deve essere questo, stare bene assieme, in fin dei conti questa è la festa, vivere in armonia tra di noi e volerci bene, ecco, mi permetto di dire questo e di ringraziarvi per la vostra presenza. Un saluto al direttore. Buongiorno. L'assessore Leonella Stelitano. Leonella Stelitano, ecco. Lei è per la prima volta qui a Rocuti Antico? No, la prima volta no, la prima volta no. Come assessore sì, sicuramente è la prima volta. È uno scenario bellissimo in questa cornice meravigliosa dei monti, anche della compagnia qui che c'è. Beh, che dire, l'unione fa la forza ed è la realtà. Questa forza però non è altro che la luce di Dio che ci dà la forza di condividere tutti questi bei momenti. Andiamo avanti così, facciamo aggregazione, facciamo comunione, che sarà sicuramente una strada giusta da prendere. Grazie. Grazie, grazie. Antonino Maesano, buongiorno. Buongiorno anche a voi di Studio Merito TV, non voglio commettere il solito errore. Vabbè, ma io vi ho guardato in faccia. Allora sindaco, come va? Vice sindaco. Diciamo che è una giornata bellissima. Giornata bellissima, giornata in questo clima conviviale che ogni anno ripetiamo, come ormai Don Giovanni mi fa il cenno di. E niente, siamo qua e speriamo di che tutto. No, una parte. Una parte, adesso aspetterà la seconda parte. Abbiamo mangiato il primo. Ho detto che lei mangia troppo, vice sindaco. Troppo poco. No, lei mangia troppo. Troppo poco. Infatti, ultimamente, da quando sto in comune, sono pure dimagrito. Comunque, lei si è seduto e si è fatto servire, Vabbè, ogni tanto dai, noi serviamo il popolo 365 giorni all'anno, quindi un giorno è giusto che ce lo prendiamo pure noi. Ringrazio Studio 95 per la sua presenza comunque e per tutto quello che ci fa, per le cose belle che fa vedere al comune di Rocuti. Grazie a voi e ringrazio tutti i presenti che sono intervenuti in questo pellegrinaggio. Buona giornata. Grazie, grazie al vice che io sono venuto qui a condividere questo momento di festa, di gioia con la comunità di Rocuti e sono contento. Più sia la seconda volta che ho accolto con gioia questo invito a venire a celebrare la messa e a vivere questo momento di festa con la comunità. Sono veramente contento, una comunità ricca che è uno scenario stupendo, perché basta guardare la natura per rendersi conto quanto è presente il Signore e quanto meraviglia opera ogni giorno nella nostra vita. Sono venuto proprio ad arricchirmi insieme alla comunità. Mi hanno vestito così, mi hanno dato una bici e mi hanno detto che devo soffrire. Ma lei è venuto in bici? Sì, in bici da Melito. Qui, da Melito a Rocuti, antico. A Rocuti, sì, al borgo antico di Rocuti. Meraviglioso. Una faticaccia però.
Ma diciamo che il giro greganico è un giro che facciamo spesso, quindi siamo anche un pochettino abituati. Comunque con questo caldo si fatica sempre. La prima volta che viene qua? No, veniamo da sempre qua. Da sempre, ogni anno? Ogni anno. Io comunque è il primo anno che la vedo mangiare. Ah sì? Vabbè. Ma di solito mangiamo a sacco negli zaini. Oggi il sindaco ci ha gentilmente invitati a questa bellissima manifestazione che si fa ogni anno, per cui non potevamo mancare. Grazie Francesco. Prego voi. Ciao. Ciao. Grazie, vediamo un attimo se riusciamo ad avvicinare altre persone. Qui vi mostriamo con le nostre telecamere quello che stiamo vivendo in questo momento qui a Rogudi, Rogudi Antico. Vediamo un attimo se riusciamo a fare dire due parole al presidente Maesano. Buongiorno presidente, come ogni anno ci ritroviamo in questo borgo antico di Rogudi, dove grazie a voi, grazie a tutti quelli che organizzano, riusciamo a farlo vivere questo borgo. Sì, è vero, ormai come succede da un po' di anni, in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie ci ritroviamo qualche settimana prima qui al borgo antico. Cosa dire, ogni anno è un'esperienza nuova e vecchia allo stesso tempo, perché si rinnovano i nostri ricordi, si rinnovano i legami con le nostre radici. È una cosa positiva perché ogni anno siamo sempre di più, positiva in un certo senso, nell'altro vedete bene che è abbastanza complicato. Però siamo felici innanzitutto perché è la festa della Madonna e questo già ci rende felici di per sé, ma siamo felici perché, come dicevamo prima, ogni anno abbiamo una partecipazione maggiore, quindi ciò ci fa sperare che stiamo lavorando bene. Ringraziamo Telemerito che come ogni anno ci accompagna e ci aiuta. Comunque presidente, le volevo dire, nonostante la viabilità, voglio dire, sacrifici da parte vostra ce ne sono tantissimi, perché le strade sono quelle che sono, e poi portare il tutto qui a Rogudi Antico non è facile. È vero, ogni volta è uno sforzo enorme, però cerchiamo di farlo, perché come dicevate prima voi, c'è il problema della viabilità, le strade che sono disastrate, bisogna risistemarle in qualche modo per poterci arrivare ogni anno. Bisogna trasportare tutto a mano come una volta, però è una cosa che ci fa in un certo senso anche piacere, perché condividiamo un po' di lavoro, un po' di cibo e un po' di amore per il nostro prossimo. Complimenti per tutto quello che fate presidente, tanti complimenti veramente. Grazie, ma i complimenti vanno estesi a tutti i nostri partecipanti, a tutti quelli che ogni anno ci gratificano con la loro presenza, e a voi che ci date una mano ogni anno. Grazie. Ecco, siamo al tavolo più ricco qui al borgo antico di Rogudi. Abbiamo un carissimo amico che saluto, si presenterà da solo. Due parole per quanto riguarda questo pellegrinaggio a Rogudi antico, che ogni anno puntualmente, ecco, si rinnova con tantissima gente. Buongiorno, io sono Antonio Maesano. Questo è un pellegrinaggio che annualmente si svolge a Rogudi, un momento conviviale, un momento di festa, principalmente un momento religioso, un momento di raccoglimento, un momento dove i rogudesi amano recarsi per festeggiare quella che è proprio la Madonna delle Grazie, in questa occasione chiaramente a Rogudi Vecchio. È un momento, come dicevo, conviviale, un momento dove le persone si rincontrano, dove si riscoprono antichi valori, antichi ricordi, antiche tradizioni, e si sta bene insieme. Quindi si sta bene insieme, vivere insieme queste ore, no? da stamattina sino a adesso il pomeriggio, non lo so fino a quando, comunque vivere insieme con la comunità, con amici, anche gente che non è della stessa comunità, comunque si ritrova qui ogni anno a vivere questi momenti così, per far rivivere soprattutto questo borgo antico di Rogudi. Sì, noi rogudesi per tradizione siamo molto ospitali e accogliamo chiunque arrivi qui a Rogudi,
con senso proprio di vera accoglienza, di vera amicizia, e quindi ci fa piacere che tante persone, anche non rogutesi, vengano in questi luoghi a riscoprire quello, a scoprire quelle che sono questi bei paesaggi, queste belle aree di tradizione grecanica, come tutti sappiamo. E abbiamo chiesto al sindaco, abbiamo chiesto a altre persone per quanto riguarda la viabilità. È un problema perché ogni anno sempre peggiora. È chiaro che ci troviamo in un paese che dal 1971 non è più abitato. È chiaro che la viabilità non può essere come in altri luoghi, però un ripristino, un po' di manutenzione, considerato che tanti rogutesi vengono in occasione del pellegrinaggio, ma anche tanti turisti vengono a visitare Rogudi, le meraviglie che ci sono attorno. Ricordiamoci, c'è la roccia del Drago, le caldaie del Drago, le cascate Maesano che sono sempre all'interno del comune di Rogudi, visitate da tantissimi turisti. È chiaro che un'attenzione a queste, anche alla viabilità, va presa da parte dell'amministrazione. Grazie, buona continuazione. Grazie a voi. Bene, 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 bene. Siamo in un tavolo dove abbiamo trovato una persona che per la prima volta, credo, qui a Rogudi Antico. Vediamo un po' le sue emozioni. Belle. Non so che dire, belle, uniche. Penso che sono dei luoghi unici. Questa è una festa che si rinnova ogni anno, no? Ogni anno il 26 giugno qui a Rogudi, in onore della Maria Santissima delle Grazie, e quindi ogni anno sempre più gente, a prescindere dalla viabilità, dai problemi che ci sono. Lei per la prima volta che si trova qui sta vivendo questo momento intenso di tranquillità. Ecco, le sue emozioni. No, la mia emozione è una speranza di ritornare qua e di rivedere questo posto, queste casette, queste strutture recuperate, vissute, un po' come Pentidattilo, un po' come Bova. Ecco, questo è il mio primo pensiero arrivando qua. Comunque, si è trovata bene. Sì, sì, certo, certo. Grazie, grazie. Ecco qua, questo è un brindisi che rimarrà nella storia. Alla salute del miglior sindaco dell'area grecanica. Esatto, il migliore attuale di Rogudi. Quando poi passa un altro sarà migliore l'altro, però... Fra cinque anni, sindaco. No, non fra cinque. Fin quando vorrà, diciamo, nostro signore, perché siamo la nostra, diciamo, patrona, e fin quando vorranno gli amici amministratori, i nostri compagni di viaggio e i nostri concittadini. Io prenderò atto il minuto in cui a furor di popolo mi diranno sei uno straniero inadeguato, e quindi me ne andrò. Dopo il sindaco Zavettieri il diluvio. Il diluvio in questo posto storicamente non è di buon auspicio, quindi il diluvio non l'auguriamo, auguriamo altre cose buone. Comunque grazie a Don Giovanni, che è sempre vicino alla nostra amministrazione. Alla salute. Anche se fino a ieri ha tifato per l'altra lista, ma oggi prendiamo atto. No. Immagine, ecco, questa è una dichiarazione del sindaco. Sono, a prescindere delle dichiarazioni del sindaco, sono anche le immagini. Anche se fino a ieri ha tifato in modo netto per l'altra lista, però. Io tifo solo Italia. Però siccome noi vogliamo bene anche l'altra lista, con cui stiamo condividendo un percorso di amministrazione fra maggioranza e opposizione, il problema non esiste, siamo tutti insieme. Va bene, anche perché devo tenere pronto il ricambio, perché c'è qualcuno dei miei della maggioranza che sta pensando di sgambettarmi, quindi... Tra l'altro, sindaco, è un'apertura all'opposizione, insomma... Lei ci lascia delle dichiarazioni, veramente... Sono dichiarazioni con il calice di vino in mano. Ah, beh, 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 beh...
Allora, quindi, come si dice? Se da un lato si dice in vino veritas, dall'altro lato quando uno si ubriaca può commettere pure... Può dire quello che vuole, insomma. Don Giovanni, è vero quello che diceva il sindaco? Lei è l'altra amministrazione. Quale amministrazione? L'altra, l'altra. Non c'è nessun'altra. Ma voglio dire, no, quello che dice il sindaco. C'è una attuale, non c'è nessun'altra amministrazione. Ho capito. Per i brindisi al signor Sergio bisogna arrivare. Ecco, allora il sindaco, Don Giovanni cambia subito direzione. Il brindisi lo fa il signor Sergio. Andiamo dal signor Sergi, andiamo un attimo, arriviamo, chiedo scusa. Io voglio dire che non sono di Melito, sono di Melito, non sono di Rovudi, però l'area grecanica mi sta al cuore come mi è sempre stata. Oggi devo dire che è una bella giornata, la stiamo vivendo bene e devo dire che mi sento bene, più di domani. E più di ieri. Alla salute faccio a Don Giovanni e al sindaco Zavettieri. Sui miei divisionari. Sindaco distratto dal vice sindaco. Che mangia sempre. Sindaco che diciamo si muove certe volte in modo scomposto e quindi crea pure diciamo degli squilibri anche a tavola, però per fortuna diciamo più a tavola che altrove si muove in modo, ora perché la televisione è vista da tanta gente, quindi non vorrei che interpretassero diciamo male questa mia ironia che è costante e diventa sempre più costante quando rinfreschiamo, dice l'amico Giuseppe Stellitano. Abbiamo molti amici anche da fuori comune, ci sono gli amici del mountain bike che vengono da Melito, da Brancaleone, da altri luoghi, e li ringraziamo per esserci diciamo venuti a trovare. Un augurio a loro, alla bici, un augurio al mondo della bicicletta, della natura e della riscoperta dei nostri borghi e dei paesaggi. Comunque Brancaleone lui è Brancaleone. Vengono da Brancaleone per approfittare di questa bellissima giornata. Noi li abbiamo accompagnati qua da Melito e niente, per scoprire i nuovi borghi. Esatto. Vi è piaciuta la strada voi che venite da Brancaleone? Sì, tantissimo. Un po' fate cosa però bella davvero. Bella. Ne è valsa la pena, diciamo. Ne è valsa la pena però alla fine poi. È stata ancora più bella. Benissimo. La pausa. Bene ragazzi, il sindaco ha promesso che nei 5 anni di amministrazione comunale qualcosa faranno per la viabilità. Una bicicletta ciascuno. Una divisa nuova per tutti. La bicicletta. Anche. Le battute diciamo un po' piccantine, che significa Don Giovanni, lei che ci può spiegare che... No, era questo, il vice sindaco lo deve spiegare. Ultimamente no, vabbè. È diventata una costante. L'ironia del sindaco è diventata una costante. È un'ironia buona, diciamo. Ho capito, però a volte era scomposta a tavola, quando mai? Ero seduto. Beh, no, vabbè, sono delle battute piacevoli che si accolgono con piacere perché il sindaco è una persona corretta, estremamente corretta. E è un piacere anche stare insieme a lui. Questo volevamo sapere, vice sindaco. Per oggi lo assolvo. Che dice di questa bella giornata? Sono contenta. Sono contenta di questa giornata. Certo, orgogliosa di essere di Rovudi, sì. Orgogliosa. Sì. Posso mandare un bacio a mio figlio Sebbi? Un bacio a mio figlio Sebbi. Siamo di Rovudi, è una giornata particolare perché... Contenta. Contentissima. Sì. Come va? Bene, a te. Bene. Sempre a me però. Prendete a lui. Vabbè, tutti e due, dai. Com'è? Avete mangiato? Sì, abbiamo mangiato. Quanto avete mangiato? Tanto. Tantissimo. Sì. Come? No, dai, non è vero. Come? Allora, voi giovani, arrivare qui che... Dai. Macchina. Sì, l'ho capito. Però è una soddisfazione. Sì, sì, è una soddisfazione. Allora, si sta divertendo. Quando ci siete voi è normale, il divertimento è d'obbligo. Comunque complimenti a voi che avete organizzato questa
gran bella, come ogni anno, gran bella festa per tanti diciamo cittadini rogutesi e non, perché vengono anche da altri paesi. Vabbè, questo ci fa piacere, ma i complimenti io li giro innanzitutto alla commissione feste, che loro in realtà loro si sono praticati per realizzare tutto ciò, quindi i complimenti vanno girati a loro, se vogliamo essere precisi. Il comune fa la sua parte in quello che può essere di supporto, però tutto ciò è merito loro. Vice sindaco, lei è un simpaticone, perché la gente, solo per il sorriso che ha, lei pure, per il sorriso che ha, lei sempre regala un sorriso a tutti, è bellissimo. Vabbè, il sorriso non costa nulla, fa felice, come c'era un vecchio detto, che un sorriso non costa nulla e fa felice tanti, fa felice chi lo riceve. Complimenti comunque sia all'amministrazione comunale, all'associazione che ha organizzato. I complimenti li vorremmo prendere un po' più avanti. Dai, ve lo auguro con tutto il cuore, veramente. Grazie, grazie, grazie. Sentite, sentite, perché qui abbiamo un signore di nome Pietro, di cognome Minniti, ecco, qui presente a Rogudi Antico. Lui vuole rilasciare delle dichiarazioni per questa bellissima giornata che si vive ogni anno qui al Borgo Antico di Rogudi. Grazie a tutta la compagnia, io voglio dire anche la mia. Sono nativo di Melito, verso il quale paese non ho tanto da recriminare, però c'ho da aggiungere che per colpa di qualcuno stavo per andare non solo in tribunale ma anche in galera e pagare per una modica cifra di 10.000 euro nel circa verso l'anno 78-80. Ma non per questo io sono scappato da Melito, io sono andato via da Melito perché sì, ho dato circa 11.000 metri di terreno al territorio di Rogudi, ma dico grazie, benedetti il giorno che sono venuti ad espropriarci questo terreno, perché a me è fatto del bene. Mi hanno dato la possibilità di laureare 4 figli, mi hanno accolto non come io ospite e come loro immigrati, ma sono stati loro degli ospiti nei miei confronti. Io ritengo che coloro che hanno a che fare con i rogudesi si devono sentire onorati e dire benedetto il giorno che è venuta l'alluvione per conoscerci e rispettarci riviscerevolmente. Grazie. Bravo. Ecco gli applausi soprattutto dai rogudesi per quello che lei ha poco fa testimoniato ai nostri microfoni. Se può contestare, io sono pronto a replicare. Bene, lei comunque è melitese. Sì, nativo di Melito, e per circostanze che si sono verificate ho ritenuto opportuno spostare la residenza a Rogudi e non me ne pento per niente. Mi sento anzi orgorato, onorato e fortunato. Lei ha spostato la residenza nell'anno? Negli anni? Approssimativamente però, diciamo 86 o 88, non mi ricordo. 86-88. Approssimativamente, possiamo verificarlo in un secondo tempo. Bene, grazie, buona continuazione. La ringrazio e venite a Rogudi. E allora, Pietro Modaffari, ex assessore dell'amministrazione uscente, anche lui presente qui a Rogudi Antico. Due parole, ecco, comunque si è candidato con la lista di Pierpaolo Zavettieri, sì, sì, naturalmente. Ecco, due parole per questa bellissima giornata. Effettivamente è una bellissima giornata, la stiamo trascorrendo nel migliore dei modi. Prima c'è stato il rito religioso e contenti siamo stati a messa, adesso ancora contenti pure perché abbiamo già finito di mangiare, tutti in compagnia, ci siamo incontrati con i nostri compaesani, che questa occasione serve pure per unirci e stare insieme a loro, rincontrarci, diciamo.
E sono contento, speriamo che finisca bene, può darsi che dopo ci sarà pure da ballare, quindi alla fine è una bellissima giornata.
Grazie.